Bentrovati cari amici di Focus 3.0 e bentrovati cari studenti della LUX, l'Università della Conoscenza. Siamo arrivati all'ultima puntata, o meglio, l'ultima lezione della docenza della nostra Paola Giovetti sugli incontri nel mondo dei misteri. Ecco, è trascorso un anno così rapidamente. Non ce ne siamo accorti quasi e ci ritroviamo oggi. Eccoci qua, Paola. No, ciao Anna, buongiorno, ritroviamo. molto. Ben arrivata, bentornata. Grazie, grazie, Dicevo, bentrovata. ai nostri studenti che siamo arrivati all'ultima lezione di questo Sì. anno accademico e di questo bel percorso che abbiamo fatto, dove abbiamo conosciuto e incontrato tutte le persone che nella tua lunga carriera, insomma, e anche abbiamo trattato gli ambiti che tu hai affrontato in tanti anni di lavoro e di ricerca in questo ambito. Ecco, quindi oggi siamo arrivati alla fine del percorso, ecco, ci siamo collegati a quello che è stato il percorso che tu hai fatto nel tuo libro molto bello Incontri nel mondo dei misteri, edito da Edizioni Mediterranee, che facciamo vedere ai nostri amici, questo bellissimo libro che è veramente un libro da regalare, soprattutto perché è un libro che dà l'opportunità di poter fare una carrellata, no? Su questi, no, questo caleidoscopio, vero Paola? No, vari ambiti, vari personaggi, varie espressioni, varie potenzialità, no, dell'uomo, quindi è molto è un bellissimo bignami, ecco, se vogliamo bignamone, un bignamone, perché è abbastanza sì, grande, sì, grande. Sì, Però, no, insomma, ma diciamo che racchiude 40 anni della mia ricerca in questo campo, ecco, messo le cose essenziali, naturalmente. Esatto. Io dico bignami in questo senso, sì, perché sì, abbiamo sì. fatto un po' una sintesi, no, di questi percorsi nella spiritualità che l'uomo, insomma, nella sua storia ha fatto e fa. Ecco, quindi oggi noi siamo arrivati a uno dei pilastri, no, della spiritualità, no? Che è la teosofia, dalla quale non si può prescindere nella ricerca no. spirituale, vero? Ecco. Assolutamente, assolutamente. La teosofia è un po' come i tre grandi della filosofia, Socrate, Platone e Aristotele, insomma. Sì, parte infatti. Da lì poi, no? Ci sono passati tutti e poi la teosofia è ancora saldamente presente sia nelle attività attuali, perché ci sono in Italia tante associazioni che se ne occupano, sia nella storia di tutto questo campo della ricerca civica. Quindi diciamo che prima o poi tutti si imbattono nella teosofia. Anzi, sarebbe molto bene partire di lì. Sì. Chi vuole cominciare questi studi potrebbe anche partire proprio dalla teosofia e poi da lì vedere tutte le diramazioni che ci sono state, i personaggi coinvolti con la teosofia e così via. È veramente imprescindibile, come dicevi tu. Sì, sì, e questo è il motivo per cui noi nella LUX abbiamo proprio una disciplina, Introduzione alla Teosofia, dove c'è Antonio Girardi, il presidente della Società Teosofica. In Italia, sì. Tu conosci in Italia, che sì. tu conosci molto bene, no? E quindi abbiamo questa disciplina proprio per questo, nella LUX, perché appunto è un percorso che fa parte dei fondamentali, ecco, dei percorsi fondamentali. E quindi allora vogliamo iniziare quindi a parlare di come è nata la teosofia, quali sono stati i fondatori, chi è stata la prima, no? E poi tutti gli altri, ecco, quindi lascio a te. Volentieri, sì, grazie, l'onore, grazie. No, la teosofia nasce con Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, questa signora russo-ucraina per l'esattezza. Lei, siamo nell'Ottocento, l'Ucraina faceva parte della Russia, e lei era di famiglia di origine tedesca, si chiamava Elena Hahn, e poi si sposò con il generale Blavatsky. Era un personaggio molto insolito. Io, quando scrissi la sua biografia, ebbi occasione di leggere cronache familiari scritte non per essere pubblicate, ma per la memoria della famiglia e della sorella, che raccontava come questa
Elena fosse fin da ragazzina un personaggio straordinario, aveva dei poteri psichici naturali e spontanei che lei manifestava in famiglia, faceva tanti esperimenti, c'erano fenomeni di materializzazione, di veggenza, di telepatia, spostamenti di oggetti, di tutto proprio, lei era sensitiva e medium a livello naturale e spontaneo. E quindi un personaggio insolito. Lei poi, anche con un carattere abbastanza bizzarro, era orfana di madre, praticamente era stata allevata dai cosacchi del padre, che era ufficiale, quindi anche un tipo di vita abbastanza particolare. E comunque a 17 anni, per ripicca, perché così dicono le cronache, siamo alla metà dell'Ottocento, perché lei è vissuta fra 1831 e il 91, è vissuta 60 anni. E per ripicca, lei, la sua aveva una governante che si occupava di lei e le diceva che con quel brutto carattere neppure quel vecchio signore del generale Blavatsky avrebbe voluto sposarla. Neanche fece in tempo a dirlo che lei cominciò a fare la graziosa col generale Blavatsky, il quale perde la testa, la chiede in sposa e naturalmente il padre accetta per lei, perché Blavatsky era anche un personaggio altolocato, eccetera. E quindi lei lo deve sposare, che allora si usava così, quando il pretendente era accettato in famiglia, quello doveva, quindi si sposa. Però lei vive col marito che la porta nel suo castello, diciamo, siamo in tempi molto, molto diversi da quelli di oggi, la porta sul castello, lei rimane poco tempo e dicono le cronache, senza dare al marito occasione di considerarla sua moglie, scappa a cavallo e se ne torna a casa, ritorna nella sua casa. Però adesso lei è una donna sposata, quindi ha più libertà di movimento. Molto giovane, a 17 anni, lei torna un po' in famiglia, poi comincia a fare dei viaggi, lei evidentemente aveva questa vocazione, i primi viaggi li fa in compagnia di una zia, perché non poteva, essendo così giovane non poteva andare da sola, questa zia la accompagna, e fa i viaggi nel vicino Oriente, arriva fino in Egitto dove fa tante conoscenze, e poi via via nel tempo si spinge sempre più lontano, arriva in India, in Nepal, sull'Himalaya, e qui lei incontra quelli che poi definì maestri di saggezza, i suoi maestri, che sono entità spirituali, ma di persone vive, non li vede come nel mondo astrale, sono maestri viventi, con i quali poi lei rimase in contatto sempre, in contatto telepatico sempre, e che le insegnarono tutto quello che poi lei ha profuso nei concetti di base della teosofia. Lei, obbedendo a questi maestri, andò addirittura in America, cosa che per loro all'epoca non era facile, lei si imbarca dalla Francia, dove in quel momento viveva, e va in America, a New York, dove i maestri le avevano detto che avrebbe conosciuto la persona che l'avrebbe aiutata a creare, appunto, a organizzare, istituzionalizzare in qualche modo tutti gli insegnamenti che lei aveva ricevuto. Infatti, per circostanze abbastanza straordinarie, ma tutta la sua vita è stata straordinaria per la verità, lei incontra il colonnello Olcott. Il colonnello Olcott ha più o meno la sua età, è un uomo stimatissimo, ufficiale, avvocato, assicuratore, faceva un sacco di cose, agronomo. Si incontrano per caso in una fattoria di campagna dove avvenivano delle sedute spiritiche straordinarie, c'erano due fratelli medium e lì la gente andava, soggiornava lì dei giorni e assisteva tutte le sere a questi fenomeni con materializzazioni di entità intere, così. Entrambi erano andati per interesse personale. Il colonnello, che oltretutto era anche giornalista, doveva scrivere degli articoli su queste vicende. Comunque lì si incontrano con Madame Blavatsky, scoppia una scintilla, non d'amore, perché non furono mai amanti, ma proprio di collaborazione, di intesa. E infatti al ritorno a New York si trovano, intorno a loro cominciano a riunirsi personaggi vari, giornalisti, anche ecclesiastici di larghe vedute, avvocati, industriali, artisti e così via, e parlano di queste cose che poi saranno l'oggetto della teosofia istituzionalizzata, al punto che a un certo punto decidono di creare un'associazione che viene chiamata Società Teosofica e che ha dei principi di base che sono tre fondamentalmente. Sono fratellanza universale al di là di ogni distinzione di sesso, razza, religione, qualità, cultura, eccetera.
una cosa che attende ancora di essere realizzata. La grande impresa dell'umanità. Esatto, esatto. E poi lo studio comparato delle religioni, delle filosofie e delle scienze, quindi è un'associazione culturale. E terzo, lo studio delle potenzialità interiori dell'uomo. E qua dentro c'è tutta la ricerca psichica, c'è tutta la parapsicologia. Lei stessa, come soggetto fortemente sensitivo, teneva molto allo studio di questi fenomeni e quindi pone questo principio di base, cioè dice l'uomo non è fatto soltanto di carne, di razionalità, eccetera, è fatto anche di potenzialità che sono sconosciute, ancora sono poco note, ma che sono naturalmente da studiare, sono importanti da studiare. Quindi pose questo principio. Poi dissero appunto che chi vuole essere un vero teosofo deve riconoscere questi tre principi. Per il resto può mantenere la sua religione, non c'è problema assolutamente. Le sue credenze, il suo modo di essere, le sue attività, eccetera, eccetera. La società teosofica ebbe un successo straordinario, prima negli Stati Uniti dove fu fondata e poi in Europa. Dopo 2 o 3 anni i fondatori si trasferirono in India, perché lì era nata la teosofia, lei aveva ricevuto gli insegnamenti, quindi era questo il punto dove creare proprio il fondamento. In India, fra l'altro, la teosofia in questi 2 o 3 anni si era già diffusa, perché naturalmente rivalutava la tradizione antica dell'India. Uno dei meriti della società teosofica, detto tra parentesi, fu quello di recuperare tanti testi della tradizione culturale sapienziale indiana, che erano diventati ignoti persino agli indiani. Gandhi stesso in seguito affermò, scrisse nella sua autobiografia, di avere conosciuto la tradizione socio-culturale e spirituale del suo paese attraverso i teosofi che aveva conosciuto in Ananda, dove lo si trovava per studiare. Quindi questo è un grande riconoscimento. Ha fatto un grande lavoro di archivio. E appunto, loro si trasferiscano, i due fondatori si trasferiscano a Madras, che oggi si chiama Chennai, fondano lì il quartier generale, che io sono stata lì 2 volte, è un posto meraviglioso, con una grande sede, riescono ad acquisirla anche a prezzi molto, molto vantaggiosi, con intorno ettari e ettari di giardino, eccetera. Costruiscono lì, con l'aiuto dei teosofi indiani e anche teosofi che poi arrivano dall'America, da tutta Europa, per unirsi a loro in questo lavoro, costruiscano tutte le sedi per soggiornare per gli ospiti, le abitazioni di tutti e templi di tutte le religioni. Ci sono templi appunto cristiani, maomettani, induisti, buddisti, veramente di tutte le religioni. Ognuno può inventare. Esatto. Io in nessun altro posto ho visto una capacità così grande di inclusione di tutte le possibili religioni e tendenze spirituali al mondo. Paola, comunque è già stata una bella operazione quella fatta in quei tempi, no? Moltissimo, moltissimo, grande tolleranza, quindi religioso, sì, rispetto per tutti, eccetera. I teosofi hanno avuto, oltre appunto questa capacità di creare questa sede, questo quartier generale che è tuttora operativo e fantastico veramente, hanno creato in India un'infinità di scuole, sono stati dei propugnatori della necessità di acculturare la popolazione, quindi i teosofi hanno creato moltissime scuole elementari e medie in India e poi hanno recuperato testi antichi, come dicevamo, accennavo prima, della tradizione culturale, psicoculturale, psicologica dell'India. Presso il quartier generale c'è un archivio che contiene un'infinità di questi testi meravigliosi, antichi, e sono stati proprio loro a salvare in gran parte questo preziosissimo materiale. E quindi la società teosofica si sviluppa moltissimo in India, continuando a svilupparsi anche naturalmente in Europa e negli Stati Uniti, ed è stata appunto tra tutto 800, quando morì Madame Blavatsky nel 1890, era diffusissima e molto seguita, ma poi anche per tantissimo tempo dopo, il 900 e anche tuttora, fino ad adesso, la società teosofica è veramente un punto di riferimento. E quindi i meriti della società teosofica vanno riconosciuti. Ad essa hanno aderito un sacco di personaggi, perché non so se tutti abbiano chiaro quello che abbiamo chiamato
il lungo cammino della teosofia, perché oltre appunto i teosofi di stretta osservanza, che ripeto, in Italia ci sono tantissime sedi, la principale è a Vicenza, dove risiede il Girardi, Antonio Girardi, che è il presidente della Società Teosofica in Italia, ma ci sono tantissimi altri personaggi che hanno aderito alla Società Teosofica, hanno preso le mosse di lì. È un'estensione. Esatto. Poi un'estensione, esatto. Ecco, quindi moltissimo. Per arrivare poi ecco, ai tempi attuali, insomma, diciamo, esatto. almeno nel secolo scorso e poi ancora ad oggi, ecco, perché abbiamo assolutamente avuto grandi personaggi, no? Ecco, sì, sì. Vuoi parlare tu adesso di questa estensione? Di questa estensione, per esempio. Per esempio un personaggio che tutti conoscono e apprezzano, che ha preso le mosse dalla teosofia, è stato Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, anche lui un talento naturale, lui è vissuto dopo, successivamente, è morto nel 1925, che aveva 66-67 anni, quindi è vissuto fra 8 e 900, mentre Madame Blavatsky è vissuta nell'Ottocento, è morta nel 90 appunto. Lui ha preso le mosse dalla teosofia nel senso che anche lui era un talento naturale, nel senso che aveva doti di veggenza fin da ragazzino, ma lui ne ha sempre parlato velatamente di questi suoi poteri, chiamiamoli così, perché lui aveva anche un'impostazione scientifica. Infatti lui studiò scienze e poi si iscrisse anche all'università per studiare appunto scienze, si laureò poi anche in filosofia, ma lui tutte le sue veggenze, alle quali si debbono anche tante sue intuizioni, le controllava sempre con la sua parte scientifica, con le sue conoscenze scientifiche. Comunque lui comincia questa sua carriera di conferenziere sui temi spirituali che erano i suoi propri. Vado molto veloce per forza, perché se no non rientriamo. Quindi all'epoca, lui alla fine dell'Ottocento, evidentemente si poteva vivere con la carriera di conferenziere. Lui è stato un grande educatore, anche i problemi educativi sono stati importantissimi per lui, ci sono ancora scuole steineriane anche in Italia, quindi questo è un aspetto importante, però con questa sua attività di educatore e di conferenziere andò a vivere a Berlino. Lui era nato in Austria, però andò a vivere a Berlino, dove venne in contatto con la Società Teosofica e disse che strinse subito un ottimo rapporto con loro, perché disse che i teosofi erano gli unici con i quali si poteva imbastire, avviare un serio discorso di tipo spirituale. Quindi, anche se c'erano delle differenze fra di loro, che c'erano fin dall'inizio alcune differenze, lui accettò l'incarico di segretario generale della Società Teosofica nei paesi di lingua tedesca, in particolare in Germania. E questo ruolo lui tenne a Berlino per 11 anni, facendo un grandissimo lavoro. La differenza fondamentale tra Steiner e i teosofi riguarda la figura del Cristo. I teosofi sono, almeno i fondatori, diciamo così, si convertirono tutti al buddismo, erano molto portati nelle religioni orientali, mentre Steiner, pur rispettandole, riteneva centrale la figura del Cristo. Lui si sentiva profondamente cristiano. Lui riteneva addirittura che l'evento del Golgota, cioè la passione, morte e poi risurrezione di Gesù, fosse l'evento centrale della storia dell'umanità. Quindi su questo punto le differenze sono state chiare fin dall'inizio. Lui non avrebbe certo rinunciato al suo credo, però per tutto il resto lui aderiva pienamente ai criteri di base, agli intendimenti della Società Teosofica. Sì, sì, questo concetto cristico, cioè Cristo al centro. Cristo al centro. Però voglio dire, alla fine poi si gira un po' tutti intorno alle stesse cose, perché stiamo parlando poi del concetto dell'amore, no? Perché certamente, l'amore, sì, ecco, non è che anche chi non metteva Cristo al centro, cioè, metteva l'amore comunque, perché la fratellanza, tutti i presupposti. Fratellanza, che certamente. Pongono l'amore. Ma per i teosofi, almeno i fondatori, Cristo era uno dei grandi profeti dell'umanità, ecco, mentre per Steiner è la figura centrale dell'umanità. Sì. Quindi, ferme restando queste differenze che si sapevano fin dall'inizio, Steiner ha portato avanti il discorso teosofico con tutti i criteri, le premesse, i principi di base che abbiamo raccontato prima, per 11 anni a Berlino, come appunto
presidente della Società Teosofica Internazionale. E dopo 11 anni lui seguì la sua strada, poi fondò l'antroposofia classica, che contiene tanti principi in comune con la teosofia, ma altri che sono caratteristici. Lui diede, per esempio, tantissima importanza all'elemento artistico, quanto è importante nelle scuole antroposofiche, nelle scuole steineriane, diciamo, viene dato tanta importanza proprio per l'inizio all'espressione artistica del bambino. I teosofi hanno dato meno peso a questo aspetto. Lui invece, anche grazie alla compagna della sua vita, lui ebbe un primo matrimonio, da cui poi una signora da cui poi si separò, era una signora vedova con vari figli, presso la quale lui aveva svolto il lavoro di aiuto per insegnare ai ragazzi, insomma. Precettore. Esatto, sì, diciamo precettore, sì, quando era molto giovane. Lui ha sempre avuto questo gusto per la didattica, per l'insegnamento. Quindi lui sposò questa signora che era anche più grande di lui e ebbero un buon matrimonio per un po' di anni, poi si separarono e lui da Vienna, dove viveva con lei, si trasferì a Berlino, dove appunto incontrò i teosofi e così via. E a Berlino incontrò un'altra donna che gli è stata insieme, vicina poi per tutta la vita, che era un'artista, danzava, cantava e che lo aiutò appunto in questa definizione delle attività artistiche, dell'importanza dell'arte nella formazione delle persone. Quindi Steiner è partito appunto, come si dice, da grandi basi della società teosofica per poi seguire vie proprie, come è anche logico, è anche giusto che a un certo punto uno che ha una grande ricchezza interiore come aveva lui segua la propria strada e non rimanga sempre collocato in un ambito che a un certo punto gli può riuscire anche stretto, perché questo avvenne con Rudolf Steiner. Quindi Steiner naturalmente è un personaggio molto amato, di lui si ricordano e si continuano ad applicarsi le scuole steineriane, per esempio, come abbiamo accennato prima, l'agricoltura biodinamica era una sua intuizione. È stato, non se ne ricorda nessuno, ma l'agricoltura biodinamica ha le sue basi nel pensiero di Steiner, che era un uomo molto concreto, era uno scienziato molto molto concreto, per cui lui aveva queste intuizioni, perché tutto questo gli veniva da intuizioni che poi lui controllava con la sua conoscenza scientifica. E la medicina steineriana, c'è anche quella, ci sono anche in Italia medici steineriani che portano avanti questo discorso, medicina che tiene conto dell'uomo a 360 gradi, corpo, mente e spirito, utilizza anche la farmacopea steineriana, utilizza farmaci che sono in distribuzione, preparati con i prodotti della natura, con le erbe, con le pietre e così via. E quindi sono questi tre filoni, più il filone spirituale che è importantissimo in Steiner. Per cui lui si può considerare che è partito dalla società teosofica, poi non so se non ci fosse stata la società teosofica, se lui avrebbe potuto mettere a punto così il suo pensiero su una base così forte come quella della società teosofica. Lui ha seguito la sua strada, certamente. Beh, comunque voglio dire, è sempre, sì, come dici tu, non so se non ci fosse stata la società teosofica, se lui avrebbe fatto, questo non lo possiamo dire, però sicuramente è notevole l'osservazione di come poi ogni cosa abbia una sua funzione e come sia poi un anello di questa catena dell'evoluzione certo. Dell'uomo. Ecco, sì, sì, infatti. Bello, no? Infatti, sì, sì. Un'altra personalità che ha avuto molto a che fare con la società teosofica è stata Maria Montessori, e questo non è che si sa tanto bene. Un'altra grandissima, questa è molto più vicina a noi, è morta nel 1952, e Maria Montessori, questo è un aspetto che non molti conoscono. Lei si iscrisse alla società teosofica a 29 anni, e si iscrisse alla fine dell'Ottocento, lei era del 70, 1870. Si iscrisse alla società teosofica in Inghilterra, dove lei si recava per i suoi interessi, perché in Italia non esisteva ancora una sede, che è stata creata poi agli inizi del Novecento. E si iscrisse perché ne condivideva i principi, altrimenti certamente non l'avrebbe fatto. Quindi, per esempio, il fatto che i teosofi hanno sempre dato tanta importanza all'educazione, in questo si trovavano perfettamente concordi,
Tant'è vero che, per esempio, io anche sempre nella mia biografia della Montessori ho fatto notare che negli scritti di Madame Blavatsky, che è scritta molto prima della Montessori, ci sono dei principi che si ritrovano pari pari nel metodo di Maria Montessori. Che è un grande metodo. Che è un grande metodo, che tuttora viene seguito, che ha avuto successo in tutto il mondo, ma se si va a osservare e confrontare certi discorsi che sono nel metodo di Maria Montessori e certi discorsi che Madame Blavatsky ha fatto in merito all'educazione, perché già abbiamo detto quanto siano stati attenti i teosofi all'educazione, soprattutto tra parentesi operando in India, dove c'era un analfabetismo pazzesco, quindi la fondazione di scuola è stato fondamentale. Quindi ci sono questi punti molto simili nel metodo di Maria Montessori e negli scritti di Madame Blavatsky. E non credo che ci siano state degli influenzamenti diretti, probabilmente erano arrivati entrambi, per vie diverse, in momenti diversi, alle stesse conclusioni. L'importanza dell'educazione, l'importanza da dare al bambino, come educare il bambino, come seguirlo, come... Certo. Avviarlo sulla via della conoscenza, ecco, e l'importanza anche lì dell'arte. Come far crescere un uomo migliore. Come far crescere un uomo migliore per creare alla fine una società migliore, perché questo era lo scopo. Della Montessori. Maria Montessori poi iscritta alla società teosofica quando aveva solo 29 anni e rimase tutta la vita in contatto con la società teosofica, dalla quale le giunsero nel tempo, negli anni, molti inviti a recarsi in India a tenere i suoi corsi. Maria Montessori teneva in tutto il mondo dei corsi per insegnanti, lei non insegnava ai bambini, insegnava agli insegnanti, insegnava loro a fare gli insegnanti, secondo i suoi principi. E lei non aveva, poi erano corsi che duravano dei mesi, non è che potessero essere, e quindi lei per impegni precedenti, per la vita turbinosa che ha avuto, non aveva mai potuto accettare questo. Poi finalmente, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, lei che si era intanto con la famiglia trasferita in Olanda, che aveva lasciato l'Italia perché non era più d'accordo con Mussolini, di cui non condivideva il militarismo e tante altre cose, l'Italia non tornò più, lei andò via nel 28 dall'Italia e non ci tornò più. E si era trasferita in Olanda. In Olanda lei ricevette la visita di Sir George Arundale, che era all'epoca il presidente della società teosofica, in inglese, educazionista, e il quale la invitò a tenere per l'ennesima volta a tenere un corso. E questa volta il corso fu accettato. Lei lavorava insieme a suo figlio Mario, che insieme lavoravano, e quindi lei nell'autunno del 39 si trasferisce in India, presso il quartier generale della società teosofica, per tenere un corso, di corsi che l'assenza era prevista di 6 mesi. In 6 mesi, altro che scoppia la guerra. Poco dopo che loro erano partiti, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Nel 39 l'Italia ancora non fa parte dell'alleanza, entra a farne parte nel maggio dell'anno successivo del 40, e da questo momento lei e il figlio non si possono più muovere dall'India. Non si possono più muovere, addirittura il figlio viene imprigionato in un campo di concentramento e lei non può, dove è rimasto poi poco tempo, e lei non può muoversi dalla sedia della società teosofica. Qui ci fu un'insurrezione, è una storia anche curiosa, ci fu un'insurrezione internazionale perché come italiani erano, vivendo nell'India britannica, come italiani erano nemici in pratica. Sì. Il figlio Mario aveva anche la nazionalità spagnola perché era vissuto a lungo in Spagna, quindi quando arriva questo documento viene liberato. E poi ci fu per Maria Montessori un'insurrezione internazionale, perché si sapeva bene che lei aveva lasciato l'Italia perché non d'accordo con Mussolini, quindi non condivideva certi principi militaristi di Mussolini e l'entrata in guerra. E quindi viene la richiesta di lasciarla continuare il suo lavoro, e questo viene accettato in effetti, anche in maniera molto spiritosa, perché nell'agosto del 40, quando lei compie 70 anni, arriva una lettera del viceré britannico che gli dice abbiamo pensato a lungo cosa regalarle per il suo compleanno e abbiamo pensato di restituirle suo figlio.
Infatti, il film è bellissimo, ci sono i documenti io che ho riportati nella mia biografia di Montessori, sono molto belli. E quindi loro si riuniscono di nuovo e possono ricominciare il loro lavoro e tengono tanti corsi in India, tantissimi in India e in quello che poi è diventato il Pakistan, che allora era ancora unito all'India, si staccò dopo la guerra. E rimasero in India 10 anni. E anche dopo la guerra, rimasero a lunga 10 anni con un breve interruzione di meno di un anno fra il 46 e il 47, poi tornano in India a tenere tutti questi corsi. E l'India fu, i teosofi sono stati importantissimi per questo periodo di formazione, che a lei aveva 70 anni, tornò che ne aveva 80, e fu, nonostante l'età avanzata, un periodo di importantissimo di formazione per lei e di nuove scoperte, nuovi scritti per la pace che lei scrisse in quel periodo, che le fruttarono la nomina per la Nobel per 3 volte. Non fu nominato, non glielo fu dato il Nobel, si dice perché, pur avendo preso ben le distanze da Mussolini, apparteneva c'era sempre questa ombra. Apparteneva a un paese che aveva perso la guerra, quindi appunto Paola, quello che è stato veramente anche molto importante della sua ricerca, del suo metodo didattico, è che il suo metodo poi è stato utilizzato, perché era nato poi per aiutare i bambini diversamente abili, no? Però l'aspetto cognitivo è interessantissimo, proprio la scomposizione di quello che può essere il processo cognitivo di apprendimento, no? Della mente umana. Ha fatto un lavoro importantissimo lei. Un lavoro enorme ha fatto Maria Montessori, quando era molto giovane, questo metodo messo a punto per i bambini, come dicevi te, oggi diciamo diversamente abili, all'epoca li chiamavano tukur deficienti, sì. E quindi così, sembra molto brutale questa cosa, però così era alla fine. Erano le classi differenziali, no? Avevano sì. Le classi... Sì. Erano certo integrati, avevano... No, ma addirittura in certi istituti... Istruiti. Venivano dichiarati persi, non venivano istruiti, invece lei con questi metodi che mise a punto, che poi dopo è stata la base poi del suo metodo, riuscì a portare questi bambini considerati irrecuperabili a superare gli esami di ammissione alle scuole elementari, in maniera, una cosa che le lezioni che lei faceva ai bambini tiravano a Roma, che viveva a Roma lei all'epoca, attiravano l'interesse di tutti, persino la regina Margherita andava ad assistere a questi incontri che lei faceva con i bambini. Lei ha dato dignità. Sì, tantissima, sì. Ha dato dignità, è stato un personaggio enorme, Maria Montessori, e quindi è giusto anche riconoscere il ruolo che la società teosofica ha avuto per lei, e come lei è stata sostenuta in questi 10 anni in India, come ha appreso tante cose, per esempio anche il concetto di educazione cosmica, cioè il concetto di rapporto con la natura, che lei ha sempre avuto un interesse per questo, però in India, a contatto con questa natura meravigliosa, lussureggiante, naturalmente è aumentato moltissimo, quindi l'importanza del rapporto del bambino con la natura, il rispetto per la natura, che oggi si comincia a capire quanto sia importante questo rispetto, perché siamo di fronte alla situazione, non ne sto a parlare più di tanto perché è nota a tutti, ma stiamo vivendo del momento appunto di cambiamenti climatici. Delle risposte, stiamo vivendo delle risposte. Esatto. Quindi lei è stata veramente un personaggio importante da ricordare anche in connessione con la teosofia. E un altro personaggio legato alla teosofia, ne abbiamo accennato prima, Anna, è stato Roberto Assaggioli. Certo. Il psichiatra Roberto Assaggioli, il padre della psicosintesi, che anche lui era di famiglia teosofica, sua mamma era teosofa, sua moglie era teosofa, e quando viveva sia a Roma che a Firenze, la sede della società teosofica era in casa sua. Quindi lui teneva separate le cose, nel senso che
era anche uno scienziato, era uno psichiatra. Aveva... Beh, lui era legato a Jung, no? Era uno. Era molto, molto in rapporto con Jung. Lui partì da Sigmund Freud, come anche Jung, come tutti, diciamo. Lui è stato il primo a Sassari a portare Sigmund Freud in Italia. Fece una tesi sulla psicoanalisi, all'epoca molto discussa. Siamo all'inizio del Novecento, all'epoca molto discussa. Lui riuscì a fatica a farsi dare dal professore la tesi su questo tema, e poi ebbe sempre grande rispetto per Freud, anche se a un certo punto prese le distanze, perché lui, come anche Jung, erano interessati a quelli che chiamavano i bisogni spirituali dell'uomo. E entrambi, per vie proprie, erano anche amici fra loro, si chiamavano fratello, avevano un rapporto particolare. Sagioli parlava perfettamente tedesco, aveva studiato, si era perfezionato a Zurigo, dove c'era anche Jung, quindi aveva avuto contatti importanti, e ognuno per vie proprie portarono avanti questo discorso dei bisogni spirituali. Cioè Freud, come tutti sanno, per usare una metafora loro, aveva lavorato, anche di Freud stesso, aveva lavorato alle fondamenta dell'edificio, se vogliamo paragonare l'essere umano a un edificio. E volare al fondamento, perché l'edificio deve avere delle fondamenta solide. E poi invece Jung e Freud diceva, scusate, a Sagioli, e diceva che un edificio deve avere delle fondamenta importanti, delle cantine solide, però deve avere poi anche gli altri piani e addirittura delle terrazze da cui si vede il cielo stellato, si vede il sole, eccetera. E quindi lui ha lavorato, e anche Jung ha lavorato per questo, cioè basandosi sulle basi di Freud sono andati avanti, e anche loro hanno fatto questo lavoro di estensione. Fatto questo lavoro di estensione. A Sagioli è stato anche un precursore della psicologia umanistica e della psicologia transpersonale. Anche qui non viene citato. Grande ponte. Sì. Sulla spiritualità, la psicologia transpersonale, no? Esatto. Trascende appunto la dimensione materiale. Esatto, e a Sagioli appunto è tra i fondatori, insomma, tra quelli che hanno dato gli spunti fondamentali per questo. E in lui la teosofia è importante perché lui ne riconosce tutti i principi e li ha fatti passare nella sua psicosintesi in maniera delicata, in maniera intelligente, in modo da creare una cosa a sé, però riconoscendo tutti i principi di base. Lui fu fedele alla teosofia sempre, ripeto, fino alla fine della sua vita la sede della società teosofica era in casa sua, e questo non è poco. Ecco. Quando qui chi studia la vita di Assagioli, questo aspetto non può fare a meno di non vederlo. Non riconoscerlo. Sì, che anche lui, anche a Sagioli, anche lui ha avuto poi i suoi estensori, ecco, no? Perché ha avuto tante persone, i suoi allievi, insomma, che hanno seguito la scuola della psicosintesi, che hanno continuato, cioè, a diffondere i presupposti della psicosintesi, ma come dicevi tu prima, appunto, anche della teosofia, dobbiamo ringraziare che poi alla fine, cioè, ci si ritrovano si ritrovano. Sì. Beh, un altro personaggio, adesso anche questo accenno appena, che credo che siamo arrivati abbastanza alla fine del nostro tempo, un altro personaggio molto amato, che è morto non moltissimo tempo fa, legatissimo alla teosofia, è stato Krishnamurti, questo indiano, e che è cresciuto dentro la sede della società teosofica ad Ajar, che è il sobborgo di Madras, dove si trova la sede. Lui era figlio di un modesto impiegato, che aveva 8 figli, lui era l'ultimo, l'ottavo, e come Krishna, che si dice che Krishna fosse l'ottavo figlio, e quindi era stato fatto nascere nella stanza della casa dedicata alle preghiere, proprio perché... Ed c'era stata anche una previsione, quando una donna restava incinta un tempo, non so se lo facciano ancora in India, c'era l'astrologo che interveniva e dava le notizie di lui. L'astrologo aveva detto di questo figlio, aveva detto che sarebbe stato un maschio e che sarebbe stato un grande maestro. Per cui appunto fu fatto nascere nella Puja, mi sembra che si chiami, che era la stanza, la piccola stanza dedicata alla preghiera. Quindi la mamma volle, che era molto religiosa, che nascesse lì.
Poi la mamma muore, che lui era piccolissimo, e il padre rimane con 8 figli da accudire, poco denaro, quindi lui, che era teosofo, chiede ad Annie Besant, che era all'epoca la presidente della società teosofica, di poter andare lì da loro, di essere assunto. E questo lei glielo concede, e lo assume come segretario, gli dà anche una casa dove vivere, perché hanno tanti edifici all'interno della società teosofica, e quindi il bambino Krishnamurti cresce con i suoi fratelli dentro la società teosofica. E anche dai teosofi viene riconosciuto, in particolare da Ledbetter, che era questo inglese, che è veggente, che aveva sempre avuto un ruolo importante all'interno della società teosofica, viene riconosciuto fin da bambino come un essere umano di straordinaria radiazione spirituale. Anche se lì per lì non sembrava affatto, perché Krishnamurti non fu un bambino precoce, forse per le difficoltà familiari era un bambino piuttosto lento, piuttosto, non dico svogliato, ma insomma molto poco portato, sembrava apparentemente poco portato per gli studi, era ancora forse traumatizzato dalla situazione della perdita della mamma, dal trasferimento in un ambiente nuovo, eccetera. E però questo riconoscimento da parte di Ledbetter e di Annie Besant fece sì che venisse quasi adottato da loro e istruito, gli fecero frequentare le scuole, addirittura quando aveva 20 anni lo mandarono in Inghilterra per fare l'università lì. E quindi lui ha preso le mosse dalla teosofia. E poi anche lui a un certo punto ne ha prese le distanze, perché i teosofi lo... E ci fu una cosa strana. Esatto, volevo chiederti, no? Sì. Pensava che lui avrebbe poi a un certo punto della sua vita, cioè, fatto questo grande salto, no? Per cui lo aspettavano come salvatore, il nuovo messia, esatto, che era il nuovo messia. E lui stesso non riconobbe questo ruolo. Perché prese le distanze. Prese le distanze dicendo con gentilezza e con educazione, mantenendo con i teosofi, soprattutto con Annie Besant, che gli aveva fatto da mamma praticamente, mantenendo un rapporto molto affettuoso con lei, molto rispettoso nei confronti dei teosofi, e il distacco avvenne dopo la morte della Besant. Dopo la morte della Besant, che lui allora seguì proprio la sua strada. Sì, e, non vuole dare un dispiacere. Alla seconda mamma, è l'onestà di dire mi dispiace, non sono io e quindi seguì la sua strada anche con molta umiltà, dicendo io non sono neanche un guru, non sono un maestro, però lo è stato, in realtà è stato un grandissimo maestro e le basi le ha certamente sviluppate all'interno della società teosofica, anche se poi ha spiccato il volo in altre direzioni. C'è una devozione nei suoi confronti. Io quando sono stata ad Ajar, nella sede della società teosofica, sono stata 2 volte per seguire l'iter di Maria Montessori lì, e nel quartier generale, che è un meraviglioso palazzo, ci sono le stanze che sono lasciate intatte, vissute da Madame Blavatsky, le 2 o 3 stanze dove viveva lei, e ci sono le stanze di Krishnamurti, perché Krishnamurti e ce n'è una in particolare, una grande stanza tutta tappezzata con ritratti di Krishnamurti, che fra l'altro era un bellissimo uomo. Anche invecchiando, era ancora più bello. Anche invecchiando, è morto a 90 anni e passa, ma era veramente sempre stato un uomo molto bello. Da giovanotto spopolava proprio. E lui visse sempre come un monaco, da quanto si sa. E in questa stanza, che dove lui ha vissuto, che appunto adesso è piena dei ritratti suoi alle pareti, la gente va a meditare. Io sono entrata in questa stanza in punta di piedi, me l'hanno fatta vedere, e ci sono questi indiani in particolare, ma anche qualche occidentale che arriva lì e che è suo seguace, che stanno lì seduti nella posizione del loto e immersi in profonda meditazione. Quindi la devozione per lui nell'ambito della società teosofica è grandissima, anche se non lontano dalla sede della società teosofica, per vero che ci sono andata a piedi, c'è l'istituto Krishnamurti, c'è un'altra bella sede non grande come quella della società teosofica, dove si porta avanti il suo discorso, vengono pubblicati i suoi libri, raccolte le sue conferenze, insomma viene fatto questo lavoro. Però nell'ambito della società teosofica posso confermare, per aver visto quale devozione e rispetto vengono custodite le stanze dove lui è vissuto e quanta
con quanto amore la gente le visita e con quale rispetto lo venerano quasi come una divinità in un certo senso. E poi viene mantenuta viva la sua memoria. Assolutamente, come quella di Madame Blavatsky, come quella del colonnello Olcott. Colonnello Olcott, che è stato il cofondatore della Società Teosofica insieme a Madame Blavatsky. Io ho una grande simpatia per il colonnello Olcott. Anch'io moltissima, moltissima, moltissima. Guarda, quanti scrive... personaggio. Fantastico. Guarda, quando ho scritto la biografia di Madame Blavatsky, mi sono servita molto del diario del colonnello Olcott. Ho scritto un diario che si chiama Vecchie pagine di diario, dove lui ha scritto, io l'ho trovato nell'edizione francese, lui l'ha scritto in inglese, io in Italia ho trovato l'edizione francese, in italiano non c'è, dove lui racconta dal suo inizio, il momento in cui si incontra con Madame Blavatsky. Madame Blavatsky all'epoca, quando andò è una storia fantastica, quando andò negli Stati Uniti, andava in giro vestita con la camicia rossa dei Garibaldini, perché lei era stata anche in Italia, aveva combattuto a Mentana con Garibaldi, proprio a cavallo, con la spada, era stata anche ferita a Mentana, e dopo portava questa camicia rossa, e quindi si faceva notare, perché poi era dei capelli chiari, ricci, questa camicia rossa, fumava il sigaro, infatti nel primo incontro era trasgressiva, scrive il colonnello Olcott che le offrì del fumo per del fuoco per accendere il suo sigaro, dice da questa prima fiamma è nato un incendio che non si è più spento. E lui racconta tutto quello che ha visto con lei, cioè il modo in cui lei scriveva i suoi libri mentre erano ancora a New York, ha scritto La dottrina segreta, Iside svelata, sono i libri di base. Lei li scriveva su ispirazione. Lei li scriveva su ispirazione, perché lui diceva che la sera si trovavano, vivevano in due appartamenti vicini e si trovavano la sera dopo cena, quando lui ha finito il suo lavoro, andava da lei e lei scriveva, erano ai due lati di un lungo tavolo, e lui vedeva che lei guardava come in aria, come se leggesse delle cose, e poi scriveva, e dopo si andava un po' per un po' a copiare, poi se le mancava questa ispirazione non riusciva più ad andare avanti. Ed erano a volte citazioni che lei prendeva da testi antichi, eccetera, che non avevano e che si trovano solo, per esempio, nella Biblioteca Vaticana, una cosa fantastica. E racconta tutte queste cose, fino al trasferimento in India. Io veramente mi dispiace che non esista, l'ho consigliato più volte. Perché non lo traducete? È impegnativo, perché sono tre volumi, sono... molto, io li ho presi a prestito da una biblioteca. Ma saranno bellissimi. Bellissimi. E lui ad Adjar, nella sede della Società Teosofica, quartiere generale, lui viveva in un bungalow bellissimo che si chiama, che dopo di lui hanno chiamato Olcott Bungalow. E quando Maria Montessori andò là, viveva nell'Olcott Bungalow. Andando giù adesso, che possibilità ci sono, secondo te, se uno volesse andare giù? Dunque, io sono stato due volte, ci tornerei anche la terza. Consiglierei di andare nel periodo di Natale, perché diciamo comincia intanto il periodo più bello, che si sta benissimo. Poi lì, cominciando mi sembra proprio il 26 dicembre, che va avanti fino per 8-10 giorni, c'è il congresso generale, il Consiglio Generale dei Teosofi, che arrivano da tutta l'India, anche da fuori, per questo convegno che loro fanno in quel periodo. E io sono stata lì, ho partecipato, ho visto, eccetera, eccetera. E poi lì adesso stanno restaurando tutte, per esempio c'è, si chiamano le Ledbetter Chambers, che queste intitolate a Ledbetter, che è stato questo scopritore di Krishnamurti, tra l'altro. Questo è un bellissimo edificio enorme, a due piani, con gallerie, enormi camere, eccetera. Lo stanno restaurando, perché è come era nell'Ottocento, quindi lascio un po' di stare. Esatto, come foresteria. È la foresteria per gli occidentali. Io ho dormito adesso, lì. Adesso, secondo te, non è praticabile? No, è praticabile. Lo stanno restaurando poco per volta, quindi è praticabile. E questo era per gli occidentali. Per gli indiani ci sono altri bellissimi locali, insomma, anche perché poi c'è una cucina diversa per gli occidentali, sempre vegetariana anche per gli occidentali e per gli orientali e così via. Io quando sono andata, è stata molto aiutata dai teosofi italiani, che mi hanno dato tutte le dritte, fra l'altro la prima volta sono andata insieme a loro,
che andavano per questo convegno internazionale, la seconda volta sono andata per conto mio, che la seconda volta c'era, era stato indetto, era nel 2009, ed erano 70 anni, volevano festeggiare in India 70 anni dell'andata di Maria Montessori in India. E quindi fecero un grande congresso al quale intervennero 600 persone da tutto il mondo, e io andai lì a questo congresso, per la seconda volta che andavo, e dove ho incontrato tanti allievi di Maria Montessori, gli ultimi allievi che lei ha avuto, i suoi, perché dopo, quando lei tornò nel 49, che tornò in Europa, e lei morì 2 anni dopo, e quindi sono stati praticamente gli ultimi allievi che lei ha avuto, sì. E quindi io, questi negli ultimi anni che ero in India, nel 48-49, e ho parlato con tante persone che l'avevano conosciuta personalmente, quindi nella mia biografia ho riportato proprio le esperienze di queste persone con lei, come lei era, come si presentava e così via. Quindi è stata una bellissima esperienza. Che bello, bello. Chi vuole andare, consiglierei l'inverno, come del resto in tutta l'India. Perché questo che volevo pregarti, ecco, di dire ai nostri amici che si staranno seguendo, perché sicuramente penso che cioè, per chi ha amore e propensione, ecco, e si sente coinvolto, ecco, da questo. Io devo dirti che per me la teosofia è stato proprio il primo passaggio. Importante. Io mi sono innamorata della teosofia, e devo dire che Ledbetter con il suo L'uomo invisibile è stato quello che mi ha fatto fare i salti sul letto mentre lo leggevo, perché trovavo delle cose che io avevo come informazioni che mi arrivavano, certo, che ho trovato conferme quando ho letto lui per la prima volta proprio, e quindi la teosofia per me è stato un percorso molto molto importante, ed è stato quasi iniziatico, ecco, non avessi percorsi nella spiritualità, però ho capito la grandezza della teosofia. La teosofia veramente riesce, cioè, dato che non ti limita in quelli che possono essere i fondamenti culturali, religiosi. Grande libertà. Quindi in questo, però devo dirti che si può anche capire perché tanti teosofi si siano legati poi di più a delle realtà non monoteiste, no? Quindi il buddismo, diciamo, che era molto più affine, no? Per certi versi, no? Ai contenuti, ecco, della teosofia. Comunque la teosofia è veramente un percorso da cui non si può prescindere. Ecco, sì, ha dei principi avveniristici per l'epoca, e che ancora, no, pensate appunto alla fratellanza universale, indipendentemente da religione, credo, eccetera, eccetera, questo è fondamentale, ancora non ci siamo per niente, ancora non ci siamo. Esatto, purtroppo. E poi l'indagine, lo studio comparato delle religioni, delle filosofie, delle scienze, proprio per unificare, per vedere di trovare un punto d'unione, quindi un grande programma culturale. E poi lo studio dei poteri interiori, delle potenzialità interiori dell'uomo. E qui, se ci riflettiamo bene, come accennavamo prima, è proprio tutto quello che in anni poi più recenti è stato studiato, come la parapsicologia, la ricerca psichica, le potenzialità interiori che noi abbiamo. Quindi sono principi veramente avveniristici, e pensiamo che siamo alla metà dell'Ottocento. Quindi siamo, tra l'altro, anche questo è avvenuto a New York, e dove, vicino a New York, dove pochi anni prima era stato scoperto, tra virgolette, lo spiritismo, proprio nel 1950-51, col famoso caso delle sorelle Fox. Le sorelle Fox era questo paesino di Hydesville, che è vicino a New York, e da lì partì tutto il boom dello spiritismo, che poi passò in Europa e dappertutto. Poco tempo dopo, sempre da New York, perché Madame Blavatsky allora viveva a New York e lì incontrò il colonnello Orr, e fa partire la teosofia. E loro si erano incontrati a una seduta spiritica, loro due. Lei non diede mai molto peso, non l'ha seguita più di tanto il discorso dello spiritismo. Sì, infatti la teosofia non contempla, no? Molto questo aspetto. Però lei era indubbiamente interessata, tant'è vero che a New York partecipava a queste sedute dove incontrò il colonnello,
Sì, ecco. Dopo avendo avuto questi incontri straordinari con i maestri, questi maestri in particolare, diciamo ancora questa cosa, questi maestri in particolare che la seguirono e che si chiamavano Moria, il maestro Moria e il maestro Kotumi, le diedero anche il ritratto, e nello studio di Roberto Assaggioli, quando scrivevo la biografia di Assaggioli, mi permisero a Firenze, nella casa di Assaggioli, di lavorare nel suo studio e di consultare tutti i libri della sua biblioteca, tutti i suoi appunti che erano ancora conservati lì. Di fronte alla scrivania di Assaggioli, sul muro di fronte, c'erano il ritratto della moglie e del figlio e c'erano i ritratti dei due maestri, di Kotumi e di Moria, per dire l'interesse che lui ha avuto sempre per questa tradizione. Ecco, però è interessante il fatto che ci sia rimasto poi un collegamento immateriale con i grandi maestri, no, con cui ha avuto a che fare, e che questo aspetto, cioè dello spiritismo, invece non sia stato mai... Perché lei ha avuto... è stato contemplato, ma non era al centro, lei aveva questi incontri, ma i maestri erano esseri viventi. Questi maestri che lei ha incontrato erano esseri viventi, quindi il contatto che lei aveva con loro era di tipo telepatico. Sì. Era di tipo telepatico, quindi c'è un po' di differenza. Ma dopo lei li ha mantenuti, no? I contatti. Ah sì, lei ha sempre mantenuto. Questi maestri non si è mai saputo quanto siano vissuti, se siano maestri immortali. Non lo so, questo, poco, no? Sì, si sa poco. Però lei li incontrò anche... fisicamente e quando tornò in India li incontrò di nuovo fisicamente, li hanno incontrati fisicamente anche il colonnello Olcott, che ne ha lasciato testimonianza, anche altri devoti, suoi amici indiani ebbero l'occasione di incontrare questi maestri, quindi erano esseri viventi. Sì, infatti Olcott lo cita, e cita nel suo libro. Sì. No, però così... Lanciamo un appello di nuovo a Antonio Girardi e alle edizioni teosofiche. La Società Teosofica a Vicenza ha una casa editrice che pubblica. E appunto io questo l'avevo già accennato, ma adesso glielo ridico perché è veramente... La traduzione vero? Delle vecchie pagine, fogli di diario. Perorerò anch'io la causa con Antonio. Va bene. Quando lo incontri. È una grossa impresa, perché sono tre volumi, almeno nell'edizione che ho visto io erano tre volumi. Però ne varrebbe la pena, assolutamente. È un pezzo di storia che si può conoscere di più, ecco, insomma. Esattamente, Anche per chi non è pratico, dice, della lingua in cui sono stati tradotti. Ecco, sono stati redatti in inglese, naturalmente, e io ho avuto per le mani l'edizione francese, sì. E quindi dai, peroreremo la causa, dai, vediamo che cosa riusciamo. Diamoci un compito per la prossima stagione. Va bene. Allora, cara Paola, direi che allora possiamo concludere, ecco, siamo arrivati quindi sino all'oggi. Ecco, auguriamoci che appunto ci sia un'ulteriore estensione, ecco, no? Cioè che quindi l'attualità, i tempi attuali ci diano un'opportunità per riflettere maggiormente su quelli che sono appunto i presupposti della teosofia, per cercare di rimettere l'uomo al centro e di riprendere, no? Cioè, un nuovo umanesimo che si basi su questi presupposti nobili. Magari. Quindi, diciamo, in quest'ora di tempo abbiamo cercato di tracciare un quadro, avete capito con quali personaggi abbiamo a che fare, quindi richiederebbero ben più attenzione, però insomma abbiamo fatto un iter. Ma i nostri allievi hanno adesso tutta l'estate di tempo per andare a leggere un po' di cose, anche andare a guardare le tue biografie che hai fatto, molto belle, e quindi andando a, insomma, ad approfondire, ecco, questi nostri percorsi che tu con grande maestria, insomma, ci hai fatto fare in questo anno, Paola, io ti ringrazio veramente tanto. Ma grazie a te
per lo spazio, Anna, grazie a te e buona estate a te e a tutti i nostri amici che ci ascoltano. Sì. E tutto Focus ti ringrazia e tutta la nostra Lux ti ringrazia. E allora noi vi diamo appuntamento al prossimo anno accademico. Ecco, mi raccomando, studiate durante l'anno, approfondite un po' degli insegnamenti che in questo anno sulle diverse discipline, ecco, insomma, abbiamo fatto. Paola cara, allora buona estate, ecco, anche a te. Grazie a tutti voi. E allora al prossimo anno accademico, dove organizzeremo sicuramente delle nuove docenze e potremo continuare questo percorso di ricerca. Volentieri. Allora, un saluto caro a tutti. Paola, un abbraccio grande a te e grazie di